Cari amici, bentrovati. Vincere celebra oggi la 100ª edizione della Trevalli Varesine. La celebriamo con un ospite d'eccezione, Giuseppe Fezzardi, ciclista nato ad Arcisate il 28 dicembre del 1939. Fezzardi vinse la Trevalli Varesine del 1962, 59 anni fa. Abbiamo un grande del ciclismo, ecco, che cos'è la Trevalli per lei? Ma io, per me la Trevalli è stato un primo impatto vero e proprio con col mondo del ciclismo. Correvo nella San Pellegrino, ero un po' un ragazzo e devo dire che la Trevalli è stata una grande corsa, anche perché sono varesino, sono forse il secondo varesino aver vinto la Trevalli Varesine. 1962, partiamo dal 62. Dal 62 sono ricordi indelebili questi qui. E oltretutto si partiva da Busto, come quest'anno hanno fatto, però si arrivava allo stadio. Arrivando allo stadio siamo arrivati in quattro e io ho avuto l'onore di battere un belga, un tale Ovenars, in volata su Ovenars, Balmamion e Sartore. Siamo arrivati in quattro. Allora, ecco, stavo facendo la differenza tra adesso e allora. Allora forse la Trevalli, senza forse, la Trevalli e tutte le altre classiche erano delle classiche, perché quello che ho vinto io, ho guardato ieri, era di 266 chilometri. Adesso le corse non devono superare i 200 chilometri, e vuol dire molto, perché ci sono tantissimi corridori che non riescono a superare i 230. E io sono stato fortunato che nella distanza riuscivo anche a battere qualche velocista, come in questo caso Ovenars. E come ci si preparava per degli appuntamenti così, per delle corse così lunghe? Ma Dio, non c'era più, non c'era di certo il preparatore atletico, non c'era per l'alimentazione, per tutto. Quando si andava in crisi ci si fermava e basta. Ma c'è da dire che però la preparazione c'era da fare sempre dei grandi sacrifici e dei grandi allenamenti, perché... Purtroppo si faceva sempre 150, 160, 200 chilometri un giorno sì, un giorno no, quindi si arrivava in forma facendo grandi sacrifici e facendo grandi chilometri in bicicletta. Altre storie di Trevalli vissute da lei? No, c'è stato per esempio una Trevalli che ha vinto il Motta, ero in squadra assieme alla Molteni, che lui forò in cima al Brinzio, io gli diedi la ruota e lui vinse la Trevalli. Però, perché a quei tempi c'erano due categorie di corridori, c'era il gregario e il capitano. Io facevo parte della seconda categoria, però alcune volte però ero anche capitano, perché per esempio anche la tappa che ho vinto il Tour a Gap, l'ho vinta battendo un belga, anche lì Desmé. E lì ho avuto giornata libera da parte del Motta, che il Motta era in terzo in classifica. Ecco, parliamo del Tour. Gap è un grande nome del ciclismo, ci ricordiamo anche la Gap Brianson di Fausto Coppi. Sì, no, oltretutto sì, cioè, Gap e poi erano le due stazioni, le due città, quelle più importanti del Tour. Io ho avuto la fortuna di vincere quella di Gap e si arrivò in due. E lo batté in volata, anche se lui mi aveva detto, mentre si faceva la salita del Col della Sentinelle, mi diceva non staccarmi, per favore non staccarmi, che io non faccio la volata. È arrivato ai 300 metri, è partito, io ho avuto la forza di seguirlo, e poi dopo lo sprint, mentre lui alzava la mano, pensando di aver vinto, io col colpo di reni ottenni la vittoria. No, comunque io ce lo devo dire che in 11 anni di ciclismo professionistico, se tornassi indietro rifarei ancora, anche sbagliando rifarei ancora le stesse cose, pur sapendo di aver sbagliato rifarei ancora le stesse cose. Ecco, quali sono stati questi sbagli secondo lei, gli sbagli di cui parla adesso? Ma beh, tante volte adesso non sto, tante volte si prende anche posto sotto gamba le cose, per esempio quando si andava in Belgio per fare le classiche, tipo le Fiandre, tipo così, il giorno prima
andavo nelle bancherelle dove facevano le patatine fritte e le robe così, e si facevano quelle robe qui, no? E dopo la corsa non si pensava proprio al momento, se la pensavo magari il giorno dopo quando effettivamente c'era la corsa. Adesso invece, con tutti questi preparatori atletici che ci sono adesso, queste cose qui non le farebbero mai più. Era il periodo, erano gli anni 60-70, e forse erano anche migliori, perché anche come corridori si viveva più socialmente, c'era magari anche meno case che pretendevano i risultati, no? Perché pubblicitariamente ce n'erano pochi, adesso invece pretendono, esigono, e il corridore deve fare il corridore. A volte invece magari si tralasciava alcune cose che adesso sarebbero indispensabili, magari anche. Adesso per esempio la forma possono raggiungerla quasi, si può dire, al 110%, invece prima la forma veniva al massimo al 90% della persona. Ho visto per esempio la Parigi-Roubaix domenica, è stata fatta, per esempio quello che l'ha vinto, ho visto che a 10 km dall'arrivo ha tirato fuori una barretta liquida e se l'è succhiata, quello che va subito in corpo. Ma a quei tempi là non si pensava minimamente a queste cose qui, si mangiava i suoi panini col prosciutto, col formaggio, quello che c'era a quei tempi là, non c'erano delle diete specifiche, si viveva così. Dopo c'è appunto il corridore che era più portato per fare il corridore che non per fare magari un altro sport. Ecco, io posso dire che potevo essere uno di quelli, di avere qualcosa in più di una persona normale, ecco. Com'era la sua giornata tipo quando è stato professionista, negli 11 anni passati da professionista? Cosa faceva giorno per giorno? A parte che si iniziava a correre a fine febbraio in Francia, in Costa Azzurra, si cominciava a fare quelle corse lì, poi dopo si iniziava con la Sanremo, con tutte le altre corse, e si correva fino alla fine, fino ai primi di novembre con il trofeo Baracchi, e quindi c'era poco, c'era solo da riposare quel mese lì. Dopo l'Epifania si cominciava a allenarsi, poi dopo si andava in Riviera, perché la maggior parte delle squadre a quei tempi lì si andava sulla costa Ligure, anche i francesi venivano sulla costa Ligure, ecco perché si facevano quelle corse lì in primavera. E c'è da dire che poi tutti i giorni uno andava a lavorare e uno invece prendeva la bicicletta e andava a fare, ma un giorno 80 km, l'altro giorno 120, l'altro giorno 180, ecco. E poi adesso vedo che per esempio tanti corridori trovano la forma per quel mese lì e poi dopo non si vedono più per tutto l'anno. Allora si stava in forma, però la forma era magari all'80%, c'è da dire. Però da fine gennaio ai primi di novembre il corridore era sempre competitivo. Quali sono le vittorie a cui è più affezionato? Abbiamo appena parlato della Trevalli del 1962, ma vorrei che... Quello che mi ricordo benissimo, anche perché sono stati pochi, non è come il Merckx per esempio, ha fatto 400 vittorie e alcune non si ricorda neanche, penso. No, io ho fatto subito come sono partito, ho vinto a Bordighera, che allora c'era la due giorni di Bordighera, un giorno con saliscendi e l'altro giorno al circuito. Io ho vinto il secondo col circuito in volata, quindi già a 21 anni, compivo 21 anni a fine dicembre, già a febbraio vinsi già lì. Poi dopo ho fatto dei bei piazzamenti, per esempio quinto sempre a quell'età lì, al primo anno di professionismo nella San Pellegrino, ho fatto quinto giro di campagna, che allora erano corse di 260 km, al giro di Reggio Calabria undicesimo, anche lì 250 km con dentro delle belle salite. Il secondo anno ero militare e tramite il comandante mi fece dei gran favori, mi lasciavo uscire durante il giorno per allenarmi, vinsi la Trevalli Varesine, avevo 22 anni. Poi dopo passai alla Cinar, e la Cinar vinsi il Giro della Svizzera, anche lì battendo i corridori che allora, quelli che c'erano allora, però c'erano anche i corridori in una certa rilevatura. Io ero in squadra con la Cinar, col Baldini, con Adorni, con corridori. Poi dopo passai alla Ignis, e la Ignis ho avuto un anno un po' particolare, un po' come capita, e non ho fatto niente. Ho fatto qualche piazzamento alla fine della stagione, così,
l'Albani ha visto che ho fatto poco, ho corso poco, ha detto questo qui è uno che l'anno prossimo può rendere. Difatti mi ha preso alla Molteni, nel 65 vinsi a Gap la Tappal Tour, perché io oltretutto andavo più forte nella seconda gara a tappe che non nella prima. Il Giro d'Italia facevo il gregario come si doveva qui e là, e c'era il capitano che era il Motta, era De Rosso, Dancelli, e erano loro che dovevano vincere, io facevo il gregario. Il secondo anno vinsi appunto anche a Gap, che col Giro di Francia lì andavo anche forte, andavo più forte che al Giro d'Italia. Dopo l'anno successivo vinsi a... Allora c'era il Giro del Ticino, che era anche quella lì una gara importante di 250 km, e vinsi quella lì, che ho battuto uno svizzero. Poi dopo feci terzo Giro di allora c'era il Giro di Sardegna, la Tirreno Adriatica, terzo Tirreno Adriatica, terzamente così, però mi sono sempre difeso bene, ho sempre avuto capitani di una certa elevatura, tipo appunto il Motta, tipo l'Altic, tipo Circuit, tipo quella gente lì, quindi ho sempre fatto il mio dovere, e anche i miei amici, i miei compagni sono sempre stati soddisfatti del mio rendimento, ecco. E che cosa significa vincere nel ciclismo? Vincere? Come mi diceva il Basso, mi diceva: ma che il vincere è tutto, perché che conta è il vincere. Il secondo non conta un C, il secondo posto. Quindi vedi te, Beppi, mi diceva Beppi, perché è Veneto, Beppi, nel ciclismo che conta è vincere, perché il secondo c'ha anche ragione, però non tutti possono vincere. Il pubblico, il sapore delle strade di quell'epoca, e il Tour de France probabilmente sarà stato molto affollato, ci faccia vivere il sapore delle strade, delle sue strade. Ma io dico solo una delle tappe, quello che ho vinto della Tre Valli Varesine, ma forse la gente, forse esagero, ma no, non so, ci saranno state 50.000 persone, perché allora era a Ferragosto, quella settimana lì di Ferragosto, la Tre Valli, quindi andavano a fare anche il picnic, perché le famiglie andavano a fare il picnic per vedere poi i corridori passare. Quella volta lì, per esempio, che si faceva 5 volte il brinzio, 5 volte la rasa e 5 volte lo strappo che da Gemogno porta Azio, che poi scende giù a Coveglio. Era una corsa non indifferente, 260 km, però il pubblico che c'era, perché io col mamma mio mi staccarono sul ferro di cavallo e dopo riuscì a rientrare alla rasa. Dalla rasa all'entrata allo stadio una folla, si passava solo un corridore solo, quindi vuol dire che di gente ce n'era tantissima. Lo stadio era strapieno, ecco lì sono cose che restano sempre nella memoria e nel cuore anche, no? Cosa si prova? È un'emozione indefinibile, perché oltretutto eravamo per esempio qui in albergo, allora c'era il piccolo hotel, era qui vicino qui il piccolo hotel, e l'albergo era qui. Finita la corsa della Tre Valli in bicicletta con i miei compagni si veniva qui, no? E tutti chiedevano chi ha vinto. E io dicevo io, non ci credevo nessuno, no? Perché anche in volata così, per quanto ho battuto un velocista così, però è una soddisfazione enorme, perché meno male è un varesino, uno dei pochi, forse il secondo o terzo varesino a aver vinto la Tre Valli, avendo corso poi 6 anni con la Binda di Varese, l'unico della Binda che ha corso la Tre Valli e ha vinto la Tre Valli Varesine della Binda, in pratica. No dai, io comunque sono felicissimo di quello che ho fatto e ripeto, rifarei ancora tutto quello che ho fatto fino a... Proprio un'ultima cosa, abbiamo visto anche dei ragazzi qui intorno alla Tre Valli con la loro bicicletta, che magari sognano di fare questo mestiere, vorrei che lasciasse loro un messaggio. No, devo dire che oltretutto mi meraviglio anch'io, io sono di Besano, c'è una polisportiva besanese che tira su dei bellissimi ragazzi, bravissimi ragazzi oltretutto, e allora se hanno un minimo di passione di farla, anche giocando, perché a quell'età lì si gioca anche, no? Però anche giocando, però dedicarsi a quell'attività, può essere di ciclismo, può essere di atletica, può essere qualsiasi sport, di calcio, purché si arriva fino all'età della ragione 18 anni,
che le brutte compagnie si tralasciano, oppure si tralasciano, non vengono più neanche in mente, no? Ecco, di praticare lo sport in qualsiasi modo, che è un divertimento. Io devo dire, per esempio, da dilettante ho vinto 17 corse l'ultimo anno, quindi ma anche corse importanti, però devo dire sempre che grazie al ciclismo ho fatto qualcosa, qualcosa di mio, per me personale, e anche per la gente stessa che in quel periodo mi seguiva, ecco. Dalla centesima Trevalli Varesine è tutto, l'appuntamento a convincere per la prossima settimana. Arrivederci.